Buongiorno amici, oggi sono partito dal Passo Civiana e farò un percorso che l'ho fatto altre volte, molte volte, però non ho mai avuto l'occasione appunto di fare il video e oggi mi impegnerò per farvi vedere questo breve ma bellissimo percorso. Vi porto in cima allo Sfornioi Nord, che è il più facile dei tre, poi proverò a fare il video anche degli altri due. Intanto iniziamo da questo, andiamo. Dal parcheggio si segue subito il segnavia 483 in direzione Forcella Zavazzoles, che dopo vi faccio vedere qual è. Al momento c'è solo un sentiero, poi dopo si divide, vi farò vedere più avanti. Questa che sto seguendo in inverno è una pista da fondo, da quello che so. La seguiamo fino ad un certo punto, poi si prende il bivio che a destra diventa proprio sentiero. Eccolo qui, il nostro bivio, che a destra si infila nel bosco e diventa sentiero, un sentiero più stretto, sempre il sentiero 483 in direzione, in nostro caso, Forcella Zavazzoles. Il sentiero è completamente in mezzo al bosco, molto fresco. Si alterna a tratti ripidi e alcuni pianeggianti come questo, che ci permettono subito di guadagnare quota fino ad un punto molto importante che adesso vi farò vedere, perché si staccano tre sentieri. Il sentiero a sinistra va verso Forcella Bella per la via normale del Sasso Lungo. Noi prendiamo quello in mezzo che va verso la nostra Forcella Zavazzoles e quello tutto a destra che va verso lo Spitz di San Piero, un'altra cima che ho già fatto ma non sono mai riuscito a fare il video, lo farò. Intanto vi faccio vedere questo. Bene, arrivati a sto punto, vediamo subito la sua sinistra, si stacca il primo sentiero, il 483, che va verso Forcella Bella. Noi andiamo ancora un po' avanti e teniamo sempre il 485 giusto per qualche metro, finché non troviamo questo cartello, la nostra Forcella, Forcella Zavazzoles, 485, si stacca subito qua a sinistra, senza prendere quello che va a destra, si stacca lì a sinistra in mezzo al bosco, si vede anche un piccolo segno CAI, e questo ci porta dritti dritti in Forcella. Ecco, già in vista della Forcella, non abbiamo fatto altro che seguire questo sentiero CAI, e in Forcella troveremo anche il segnavia con il nome e la quota. Eccomi qua in Forcella, Forcella Zavazzoles, con una veduta su la Val Saldana, Cassera Bosco Nero laggiù. Noi adesso però prendiamo la traccia che si stacca subito a sinistra e andiamo su per mughi e rocce. Quando si parte la mattina presto è facile incontrare sul sentiero anche qualche camoscio. Infatti ce n'erano due qua davanti a me, uno è sceso qua. Dopo un tratto breve ma ripido, dopo la Forcella si arriva intanto a questa prima croce che si trova sull'anticima dello Sfornioi, conosciuta come Croce di Giovane Montagna, con un panorama molto molto bello, spettacolare, spettacolare. Ora però, senza perdere tanto tempo, proseguo per la traccia dietro la croce e vado a intraprendere la via normale della nostra cima.
per paretine facili ma abbastanza friabili si arriva qui su questa cengia detritica. Sulla nostra sinistra il passo da dove siamo partiti. Adesso tramite questa cengia si aggira la nostra cima dalla parte sud-est, dove ha inizio la via normale con un paio di caminetti e qualche roccetta. Massimo secondo si arriva su in cima. Davanti a noi abbiamo i due gendarmi e lo sfornioi di mezzo, che del quale farò più avanti il video. Trovato il canalino di attacco, si sale per Sfasciumi. Lassù c'è anche un bollino rosso che aiuta a capire che il canale è questo. Si va su sempre per roccette molto molto friabili, non me le ricordavo così. Ecco il canale Camino di Secondo. Si supera facilmente con qualche passaggio su roccette. L'unico problema rimane sempre il terreno molto friabile e i detriti non perdonano. Secondo me quello più esposto e particolare si aggira sto spigolo, dopodiché diventa più semplice. Qui su si percorre questa cengia direzione sud, seguendo alcuni ometti e bollini finché non troviamo l'ultimo caminetto che ci accompagna in cima. C'è facilmente perché ha degli ometti che ci indicano di andare su. Qua gli ultimi passi che ci separano dalla cima, ma i detriti non calano. Eccola, panorama oggi spettacolare. La nostra croce si mantiene qua. Sfornio in nord.
panorama dalla cima a 360 gradi oggi. Sfornioi di mezzo, che faremo? Sfornioi sud è quello più là più in fondo, che quello ancora mi manca. Gruppo del Bosco Nero, laggiù si vede anche Rifugio Bosco Nero. Cosa voler di più? Spettacolare. Una breve pausa in cima, si va giù piano, attenzione sempre ai detriti. Percorre all'indietro la cengia superiore finché non troviamo il primo caminetto che abbiamo fatto, dove adesso hanno aggiunto due chiodi con una maglia rapida, nel caso uno vuole fare la calata può fare anche la calata se la sente di s'arrampicare, ma è una cosa recente perché l'anno scorso non c'era. Ecco qua il canale dove c'è qui un primo chiodo. Forse questo c'era già. E su quello là hanno messo una maglia rapida per fare la calata se si vuole calare da qua. E lì è l'inizio del cammino. Mi trovo ormai già sulla cengia iniziale, la cengia detrittica che passa sotto la parete. E niente, ora pian piano rientro verso la croce di Giovane Montagna, l'anticima. Lassù alle nostre spalle la cima di oggi, che di solito si fa abbinata a quello di mezzo, ma io farò in due mezze giornate, farò uno, è quello di oggi, e in un'altra mezza giornata vi farò vedere la salita all'altro, che è molto più interessante. Poi ci sono anche le calate nell'altro. E niente, io vi saluto da qui, dalla croce di Giovane Montagna, nell'anticima dello Sfornoi. Vi saluta anche la nostra cima e noi ci vediamo alla prossima avventura. Spero che il video vi sia stato utile e iscrivetevi al canale. Ciao.